La duchessa del Sussex ha usato il suo spettacolo, Archetypes, per discutere degli stereotipi negativi che circondano la razza. Meghan Markle ha pubblicato su Spotify l'attesissimo quarto episodio del suo podcast Archetypes, in cui si confronta con le donne sugli stereotipi e decostruisce le etichette che trattengono le donne. Nell'ultimo episodio, Meghan dialoga con la cabarettista Margaret Cho e la giornalista Lisa Lin per esplorare gli archetipi che cercano di limitare e definire le donne asiatiche. Quando la duchessa del Sussex ha chiesto ai suoi ospiti le tre parole migliori che avrebbero usato per descriversi, ha ottenuto parole come spugnoso e curiosa. Ma Meghan ha detto che la parola che l'ha colpita di più è stata quella della figlia di 9 anni di Lisa Lin, Jet Lin Song, che ha detto: strano. La duchessa ha colto l'occasione per dare un sottile colpo alla famiglia reale. Vuoi essere strano o spugnoso? Sii sciocco o feroce? Sii curioso? O anche dubbioso e insicuro alcuni giorni, e forte e coraggioso in altri? Qualunque cosa sia, dipende da te, ha detto Meghan. Ha continuato: sii semplicemente te stesso, non importa quale struttura sociale o archetipo o voci forti provenienti da un piccolo posto ti dicono che dovresti essere. Sii te stesso, tutto il tuo completo a strati, a volte strano, a volte fantastico, ma sempre migliore e vero te stesso. Sii solo te stesso. Sei molto più grande di qualsiasi archetipo. La stessa Meghan Markle ha affermato di soffrire di stereotipi, soprattutto a causa del colore della sua pelle, all'interno della famiglia reale e di come, per la prima volta, si è sentita una donna di colore. Ha fatto le rivelazioni nel secondo episodio del suo podcast su Spotify, in cui ha discusso le identità di razza mista con l'ospite Mariah Carey e cosa significa essere una persona di colore dalla pelle chiara. A un certo punto durante la conversazione, Meghan ha detto al celebre cantante: penso che per noi sia così diverso perché abbiamo la pelle chiara. Non sei trattata come una donna di colore. Non sei trattata come una donna bianca. Sei una specie di adattamento nel mezzo.